Ciao a tutti, sono Luigi delle ditte Nauticara Vandimone e oggi vogliamo presentare un nuovo veicolo, sempre con la nostra tipologia dalla testa ai piedi. Questo nuovo veicolo è del brand Detlefs ed è un veicolo che si chiama Globetrail 600. Detlefs è un'azienda che noi abbiamo da un po' più di 20 anni ed è il primo furgonato che producono. In realtà è il primo furgonato che producono con il loro nome, ma negli ultimi 17 anni hanno costruito per delle case molto importanti circa 55.000 camper puro. Hanno studiato e costruito circa 55.000 camper puri. Questo è il primo modello che è uscito. Sono una coppia in realtà, il 600 e il 640, e sono mezzi di 5,99 e 6,36 m. I veicoli che producono ora sono due, il 600 e il 640. In realtà il 640 noi lo avremo solamente verso agosto-settembre, mentre di 600 ne abbiamo qualcheduno in più e sono un pochettino più divisi, quindi già verso giugno, verso luglio, verso settembre, verso ottobre. Per quanto riguarda Detlefs, chiaramente ha mantenuto una cura degli interni e una modalità costruttiva molto ricca e comunque di qualità. E allora andiamoci a buttare un occhio, così vediamo ben bene che cosa hanno fatto. Partiamo da questa parte, così facciamo il giro. Allora, la zanzariera su questi veicoli è di serie. Zanzariere ed oscuranti ovviamente, pannello di comando con comando stufa tradizionale, una stufa Truma 4000, e abbiamo nella parte davanti la cappelliera, la indispensabile cappelliera secondo me, in un furgonato non puoi non avere la cappelliera dal mio punto di vista, e hai già un po' meno spazio di un altro veicolo, se gli vai a togliere anche questo, la roba sinceramente dove la metti? Andiamo avanti, per quanto riguarda sulla cucina ci sono due sportelli, la caratteristica di questi sportelli è la chiusura di sicurezza centrale, ci sono già gli impianti 12 e 220 nella parte sottostante, in più di corredo c'è già due prese USB e una presa a 220, una USB è qui e una 220, la regolazione dei faretti in questo caso che io tranquillamente posso spostare da una parte all'altra, ti dà però anche la possibilità di poter avere una luce LED continua come opzione, quella gliela montiamo noi. Di corredo viene fatto già con le foderine dei sedili, le foderine in ecopelle e in tessuto, però mantenendo la caratteristica di qualità di Detlefs. Di corredo c'è già anche la prolunga del tavolo, la parte sotto al tavolo fa parte della dotazione di questo veicolo, in quanto questo veicolo è il 90°, poi ne parleremo dopo. E il sedile del passeggero e del conducente sono regolabili in altezza, il volante è in questo caso è su Ducato, quindi è un volante multifunzione, ha già il comando in pelle e il cambio in pelle, la tonalità del colore in grigio e per quanto riguarda le bocchette di areazione, il climatizzatore, il cruise control, l'agevolazione alla partenza in salita già di corredo e anche la possibilità di poter mettere eventualmente un telefonino o un tablet per poter fungere da navigatore. E in più, nella parte davanti ci sono già gli oscuranti plissettati,
destro-sinistro e parte frontale. Per quanto riguarda invece gli spazi dove collocare le cose, ci sono due bei pozzetti che sono messi nei piedi proprio in questa parte, che adesso li andiamo a vedere. Questo è uno e questo è l'altro. Ecco qua. Pozzetti portaoggetti dove ci puoi mettere le scarpe, dove ci puoi mettere le pantofole, dove ci puoi fare anche un cassaforte volendo nella parte interna, oppure nascondere un PC. Le dimensioni ci sono. La possibilità del terzo letto è opzionale, siamo sui 300 e qualche cosa euro e si può fare tranquillamente il kit del terzo letto trasversale. Ha una misura di 1,88 m se non mi sbaglio, quindi è un bel letto grande. Poi riusciamo a vedere le cure di come lavora questa azienda. Guardate un po', le tubazioni dell'aria calda sono protette. Guardate quante fascette che fermano questa tubazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che hanno investito più tempo a farlo di altri brand e vuol dire che avranno meno rumorosità le persone che sono in viaggio, perché questa roba qui non si muove. Per quanto riguarda la coibentazione, ovviamente ti mette in condizione di trattenere più l'aria calda all'interno del tubo e quindi uscire con una temperatura più calda. Non è roba da tutti, quindi è bene farlo presente. In questo caso vediamo che qui c'è il magnetotermico della 220 e nello stesso tempo la valvola frost o valvola di sicurezza per scaricare l'impianto oppure per evitare il congelamento. Un'altra cosa, è omologato 4 posti e ci sono 4 cinture di sicurezza, però nella parte vicino alla parete c'è anche la possibilità di mettere il seggiolino per i bambini, perché c'è proprio l'attacco ISOFIX ed è già di corredo. Questo modello, che è il 90esimo, in pratica in questa parte hanno messo anche la porta televisione, questo qui è della Carolac, e nello stesso tempo ha una presa TV e una presa 12 volts. Questo è un porta TV che se ne esce molto profondo e può ruotare anche di 180 gradi. In pratica, se uno vuole vederlo dal di dietro, comunque lo riesce a fare. In più c'ha l'inclinazione per poterlo vedere comodo da questa parte. L'oblò gigante 700x500, invece di avere la maniglia centrale, ha quello un pochettino più ricco, un pochettino più costoso, con la maniglia, diciamo così, con la regolazione più automobilistica. Quando sei seduto per il viaggio, anche nel periodo invernale, questa parte che è di tessuto ti mette in condizione di non avere il braccio eccessivamente al freddo. Questa è una parte, diciamo così, di protezione che abbiamo su questo veicolo Deltlex. Per quanto riguarda il legname è un multistrato e lo riesci a vedere bene, però se ci guardi in coltello lo riesco a vedere. E pensate che è un 16 mm. Questo multistrato è un multistrato di 16 mm. Lo trovate in pochi veicoli in realtà. Per quanto riguarda l'entrata, abbiamo l'illuminazione indiretta sia nella parte della pedata, diciamo così, vedi, accesa e spenta, sia fissa che temporizzata. Il frigorifero si apre a 180 gradi, un frigorifero a compressore. L'illuminazione indiretta l'abbiamo anche nella parte sotto e la comodità qual è? Che te, quando apri il cassetto, ti fa luce all'interno, non hanno bisogno di avere delle luci particolari. Per quanto riguarda i cassetti, rimangono chiusi in autonomia. Al momento però della partenza,
li puoi bloccare tutti quanti in modo tale che tu non ti trovi dei cassetti a spasso oppure non, addirittura sfilati verso la parte esterna. La cucina è una cucina con un lavandino e a due fuochi. L'accensione è un'accensione elettronica. Abbiamo una presa 220 e abbiamo l'interruttore per due tipologie di illuminazione. Questa tipologia di luce può essere portata anche sulla cucina, o meglio, quella della cucina può anche essere portata per avere un faretto dedicato. È una cucina abbastanza grande perché complessivamente è 76 cm, però quello che è grande è che ti rimane 42 cm di spazio per poter appoggiare le cose o utilizzarle quando hai apparecchiato. Anche qui sopra abbiamo i pensili con la chiusura, la sicurezza di apertura. L'illuminazione indiretta ce l'abbiamo su tutto il veicolo. L'illuminazione indiretta è già di serie su questo mezzo, non ho pagato niente in più di quello richiesto, è già di corredo. Poi da questa parte c'è il bagno. Il bagno ha una porta serranda che si passa anche in due perché c'ha 65 cm di porta. Questa è la porta serranda e qui c'è la sua sicurezza. In effetti qui ci entri proprio bene, cioè non hai grossi problemi di passaggio. Non hai nemmeno la porta che ti urta contro la cucina. Fa finta, se te devi caricare delle cose, no? Nella parte bassa la porta a serranda ti consente comunque di adoperare il gabinetto e questo è intelligente. Intelligente è anche avere la finestra nel bagno e un oblò sul tetto, anche questo è di corredo. Poi per quanto riguarda il mobiletto invece c'è i mobiletti che sono a giorno, no? E poi c'è una finestra, questa specchiera, in modo tale che tu possa accedere ai porta oggetti. Ovviamente in bagno, quando sei in viaggio, la puoi chiudere. La doccina è a telefono, è una doccina a telefono, quindi aprendo la finestra la posso passare fuori per fare la doccia o lavarmi i piedi o lavare la frutta. Comoda anche questa. Per quanto riguarda la misura del bagno, anche uno grande ci riesce a stare, perché qui ti mancano, a me mancano 27 centimetri per arrivare nella parte finale del bagno. E in questo caso è molto molto comodo anche per quelli più grandi. Questo c'è una chicchina, una finestra, la carta igienica si inserisce nella parte dentro e fuori hai solamente lo strap. E anche questa è una parte piacevole, insomma. Hanno speso poco, ma hanno fatto un bel lavoro, insomma. Bene. Il bagno complessivamente è lungo 98 cm e dalla parete fino alla battuta è 72 cm. Un bagno veramente grande, esagerato, ma esagerato è proprio il passaggio con questa porta particolare che loro hanno previsto. La chiamano porta a serranda. Allora, parte della camera da letto. Il letto è 142 cm e 156 cm nella parte del torace. La lunghezza è 1,97 m, quindi è una bella camera da letto. Inoltre, su questo veicolo che è di serie, quindi senza nessuna spesa, c'è la finestra nella parte della testa, l'oblò 40x40 e le finestre nella parte di dietro con oscurante zanzariera. Tutto questo è con dei materassi appoggiati sulle doghe. Queste doghe dopo vi facciamo vedere come si aprono. Per quanto riguarda la parte superiore c'è un giro pensili che comincia dalla cucina e termina nel bagno, fa tutta quanta la U anche nella parte posteriore, quindi niente lasciato al caso. E
le ante sono 8, 8 ante di apertura, sempre con l'illuminazione indiretta, oltre ai faretti di illuminazione tradizionale. Allora, il sistema delle doghe qui funziona a cerniera. In pratica si mettono in piedi in questo modo. I materassi si possono impilare e le cinghie in pratica ti bloccano quello che è i materassi che prima avevi qui sopra. Che cos'è che si riesce a vedere qua? Guarda mo. Allora, qui ci puoi mettere la roba che si usa meno, biancherie, cose piccoline, piegate, calzettini, slip, eccetera. Però, guarda un po' qua, questo armadio è enorme. Accessibile dalla parte davanti, è nella parte più stretta dei piedi, però è grandissimo. Poi, se si volessero fare dei ripiani per mettere della biancheria, se per caso uno ne ha bisogno, potrebbe anche dividerlo, lasciare lo spazio per le croci e lo spazio per la parte. Ma è molto molto grande, quindi tanta roba dal punto di vista di capacità di carico. Un altro spazio utilizzabile in questo vano. In realtà qui loro mettono il kit della ruota per cambiare la ruota di scorta o per svitare le viti, ma in realtà occupa troppo posto e quindi consiglio di metterlo nel vano delle bombole del gas e questo qui tenerlo buono per caricare delle cose. Il divisorio lo abbiamo tolto perché nel caso in cui abbiate bisogno di caricare della roba, riesci a caricare della roba fino alla cabina di guida. Oppure si inserisce l'asse ferma carico. Questo è proprio un armadio, direi esagerato. In questa parte qui ci sono sempre i comodini. Te quando dormi, se devi mettere le chiavi, il telefonino, eccetera, lo puoi mettere tranquillamente da questa parte. Questo è il vano delle bombole del gas. Ci sono già dentro qui due bombole da 10 kg. E ti rimane anche il posto per metterci delle altre cose. Adesso abbiamo messo la serie delle catene, ma qui ci metti anche i cunei, ci metti anche il cavo della luce, ci metti anche insomma una marea di roba. Questo veicolo nasce con una stufa a gas combi da 4000 calorie e nello stesso tempo ha due spazi per mettere due bombole del gas. Il serbatoio dell'acqua potabile da 100 litri è collocato nella parte di destra e è accessibile nella parte superiore per la pulizia, ma di fianco la Detlefs ha inserito questo porta oggetti utilissimo, occupa del posto, però è utile, dove tu gli puoi mettere quello che ti pare, la scorta. Adesso noi abbiamo messo il cavo della luce, un po' di liquidi, un po' di carta igienica. E quando tu lo blocchi per il viaggio, nessuno vede nulla e nello stesso tempo viene bloccato per la sicurezza. Questa è un'altra finestra marcata Detlefs. Allora, il Globe Trail 600 è un veicolo di 5,99 m e il 6,40 è un veicolo di 6,36 m. Sarà in questo momento noi stiamo guardando il 600. Il pacchetto che prevede questo veicolo è il pacchetto del 90esimo. Siamo al 90esimo anno di vita della ditta Detlefs e ha fatto un pacchetto che si chiama 90esimo. Questo pacchetto prevede il paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria, il contorno dei fanali nero, la mascherina di colore nero, la portata 35 quintali, i cerchi in lega ma di 16 pollici e non di 15. È previsto già il gradino dell'ingresso elettrico, in più
sempre nel pacchetto novantesimo c'è la luce esterna, la veranda da 3,70 m della Thule, le finestre che sono a filo, sempre nel pacchetto del novantesimo, è un veicolo da 6 metri, quindi ha un passo di 4 metri e 3 centimetri, quindi un passo lungo. Volevo fare notare una cosa, un veicolo da 6 metri e uno da 6,36 non è che ci sia una gran differenza in realtà. E questo mezzo qui arriva a 5,99 m e qui arriva a 6,36 m. Quindi il veicolo non cambia di passo, ha sempre lo stesso passo, ha sempre la stessa altezza. Questa è la differenza fra il 6 e il 6,36. Quindi non c'è questo diavolo di differenza, insomma. Il modello che noi abbiamo visto ha un colore grigio Lanzarote che ha un supplemento di qualcosa sopra i 700 euro. Abbiamo preso i sensori di aiuto parcheggio, anche questo hanno un piccolo supplemento. Questa è la saracinesca, l'apertura della saracinesca per far uscire l'acqua insaponata. La cassetta è quella della Thetford, sempre con le ruote e sempre con l'impugnatura che ti fa eventualmente da trolley. Qui hanno lasciato tanto spazio perché, grazie al fatto che il bagno è grande, c'è anche dello spazio attorno alla cassetta, e abbiamo voluto far vedere che comunque spazio per mettere delle cose di scorta ce n'è abbastanza. Camino, scarica aspirazione della stufa, presa della 220 volt, tappo del gasolio, tappo della D-Blu, dell'urea. Ecco, questa qui è la portiera del nuovo Ducato e quindi cambiano gli oscuranti plissettati, cambia la conformazione, cambia anche un kit sicurezza per la sicurezza eventualmente interna. Siamo nella parte sotto e nella parte sotto, cominciando dal paraurti di dietro, vediamo che la ruota di scorta qui non c'è. C'è la possibilità di averla successivamente, una volta che il mezzo arriva in concessionaria, però c'è tutto il posto per poterli inserire nel caso in cui uno voglia. Siamo sotto un veicolo che è su Ducato, il nuovo Ducato 8, è un 35 quintali, ma è un 35 quintali light. Per quanto riguarda qui, vediamo le balestre tradizionali, non abbiamo chiesto balestre di rinforzo. Il serbatoio delle acque grigie è accessibile nella parte sotto da questi tappi per la pulizia, per pulire l'indicatore di livello, eccetera. Vediamo i tubi di scarico delle acque insaponate, sempre in pendenza, e nello stesso tempo con la valvola di ritenuta per evitare o per ridurre l'odore che si forma dentro al serbatoio, soprattutto nel periodo estivo, per evitare che torni nella parte alta. È fatto bene, anche qui non si sono smentiti, proprio fatto bene, dei bei cavallotti per tenerla fermo, niente lasciato al caso. È proprio una bella costruzione, proprio bella anche a vedersi. Questa qui è la parte della doccia, senza dubbio, e questa qui è la parte del lavandino di scarico. Qui guardate che razza di attacco per la cintura di sicurezza. Questo è l'attacco per fissare il telaio, al quale telaio vengono attaccate le cinture di sicurezza. Guardate qua che roba. Fatto bene. Masticciato tutto per evitare probabilmente anche la rumorosità ferro con ferro. Questo è lo scarico probabilmente della valvola Frost e questo è lo sfiato della Truma Combi 4000. Da questa parte c'è il gradino grande della Thule, sempre elettrico, la marmitta con le varie sonde. Questo è il serbatoio dell'urea, della D-Blu per intenderci. Questo è un serbatoio che ha 90 litri, prima mi sono dimenticato di dirlo, nel pacchetto novantesimo
Il serbatoio previsto è da 90 litri. Qua siamo sotto, diciamo così, al vano. Questa è la batteria. Questo qui è il posto dove viene contenuta la batteria. Quando te guidi, dove appoggi i piedi, hai un coperchio. Si apre il coperchio, sotto c'è la batteria. E questa qui è la parte sottostante, la batteria dell'avviamento. Questo invece è la famosa, è il famoso servo sterzo elettrico. In pratica il Ducato nuovo non ha più un'idroguida, quindi a olio, ma ce l'ha elettrico, ha uno sterzo morbidissimo. Hanno addirittura ridotto anche la dimensione del volante, non si fa sforzo a guidare. Ed è elettrico. Ecco qua i cavi dove porta corrente. Andiamo avanti, di qua vediamo i dischi dei freni, vediamo che sono autoventilanti con i fori centrali. Questo è il trapezio dell'avantreno, il semiasse, questa è la testina dello sterzo che agisce sul pernofuso. Qua vediamo la coppa dell'olio e quello lì dovrebbe essere il filtro dell'olio. Bene, qua finiamo con il radiatore dell'aria condizionata e il radiatore del raffreddamento del veicolo. Ecco qua, è bello anche da sotto. Ora vediamo per ultimo la parte alta. Siamo nella parte alta, la parte alta del nostro Detlefs Globetrail 600. E vediamo la veranda di serie, vediamo l'oblò 700x500 che è quello sulla dinette, vediamo l'oblò 28x28 che è sul bagno e sulla camera da letto un 40x40. Se vedete lo spazio qui per metterci installazioni di accessori, ce n'è tanto, vuoi uno o più pannelli solari o cos'altro. Lo spazio comunque c'è, anche per eventuali porta tutto nella parte alta, per chi voglia caricare magari dei surf o cose del genere, insomma. Bene, un'altra cosa che volevo farvi notare, guardate un po' che spessori ci sono sotto agli oblò. Questi spessori servono per andare a riprendere lo spazio della lamiera. Vedete che la lamiera fa la U, no? Bene, questi spessori servono per riprendere quell'ondulazione e per fargli fare la tenuta dell'acqua. E ce l'avete su ogni oblò, sullo oblò davanti, nella parte centrale e nella parte di dietro. Ognuno fatto a suo modo, ma sono quelli che ti fanno tenere dentro l'acqua. Bene, ringraziamo Detlefs che ha cominciato a fare i furgonati con il suo marchio e mi pare che li stia facendo veramente molto bene. Complimenti a Detlefs. Per quanto riguarda noi invece vi chiediamo di iscrivervi al nostro canale, per favore. Se il video vi è piaciuto mettete un like e poi ci vediamo alla prossima. Ciao!